Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero. Buonasera a tutti, eccoci finalmente alla nuova stagione di Multiverso, esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Io sono Rosalba Nattero e in collegamento abbiamo Guido Parosio. Ciao! Ciao a tutti, ciao Rosalba! Ciao, allora abbiamo tante cose da raccontare perché è passato un po' di tempo, abbiamo fatto le nostre brave esperienze e ci sono un po' di cose. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo da questa narrazione tutta italiana della pandemia che noi abbiamo potuto vedere, proprio toccare con mano come sia tutta italiana. Comincia tu, dai! Allora, tu sei stato in Danimarca, sì. Io sono stato in Francia e in Svizzera. Parlando anche i giorni scorsi abbiamo concordato su quella che è la visione che è decisamente discordante tra ciò che si racconta e quello che si vede. Io sono stato in Francia, peraltro in un periodo in cui i numeri non erano così negativi come nell'ultimo mese, ma comunque erano decisamente più alti rispetto a quelli italiani. Lo stesso vale per la Svizzera, e la sensazione, devo dire, è quella di nazioni che vivono sostanzialmente una vita normale. Una vita serena. Serena, sì. O comunque consapevoli, ecco. Cioè come dovrebbe essere, consapevoli, certo. Che c'è stato un problema epocale, globale, uh-huh. Che comunque è inconfutabile, no? Perché io poi ci tengo sempre, certo. Quando faccio questi discorsi a dire io non sono un negazionista, perché se no ti schiaffano nel negazionista, addirittura terrapiattista, diventi tutto insieme vegano, vegano, quello non si può dire di te, ecco, che sarebbe, no? Ecco. Diciamo che tutte queste cose vengono messe insieme, e mentre invece per me il negazionista è proprio quello che nega, esatto. Un'evidenza. Esatto. L'evidenza non si può negare, cioè, esatto. Il problema ovviamente c'è stato, c'è tuttora, però ci sono atteggiamenti diversi con i quali il problema viene affrontato, e io parlo di locali pubblici pieni, musei normalmente frequentati, certo. Mostre d'arte frequentate, con una ripresa, soprattutto per quello che riguarda la Svizzera, economica assolutamente importante. È chiaro che qua stiamo parlando del paese più ricco d'Europa, uno dei più ricchi del mondo, quindi hanno dimensioni, completamente diverse rispetto alla nostra. Ma la narrazione, se io prendo un giornale svizzero, esatto. Tribune de Genève, uh-huh. La prima notizia che trovo sul Covid magari la trovo a pagina 10, 20, così di un paio di colonne, ecco, niente di più, o magari qualche giorno non c'è neppure. Certo. Mentre da noi si continua ad aprire il TG tutti i giorni, tutti i canali, con bollettino di guerra, che se fosse fatto per qualsiasi altra malattia, si otterrebbe, esatto. Lo stesso risultato, perché, esatto. ci dicessero ogni giorno quanti sono i morti di infarto piuttosto che di tumori o di altre gravi patologie, chiaro. Sarebbero numeri superiori. Perché questo avviene? Che poi la domanda che alla fine secondo me ci dobbiamo porre. Io continuo a pensare che oggi, più ancora di ieri, perché ieri poteva essere giustificato l'allarme per il numero elevato di vittime, eccetera, eccetera, oggi lo è oggettivamente molto meno, quindi c'è una teoria spaventista, certo. Portata avanti dai media mainstream, in accordo con le forze di governo, che ci vuole portare, secondo me, o che ci può portare, ha un atteggiamento di sottomissione. Accettazione, di sottomissione e di accettazione. Io ho definito in un mio articolo di recente sul mio mondo di Pannunzio questi personaggi, che oggi purtroppo sono la maggior parte in Italia, gli accettisti, cioè coloro che subiscono in qualsiasi maniera tutto ciò che in una qualche, certo, maniera, da, certo. qualche autorità
gli viene indotto come comportamento. Ecco, io adesso racconto anche la mia esperienza, perché sono rimasta veramente sconvolta. Già subito quando siamo partiti per la Danimarca e poi siamo andati anche in Svezia, già subito a caselle ci hanno spaventato, perché ci hanno detto no, dovete avere un certificato senza il quale non vi faranno passare da Amsterdam. Allora lì grande stress nel cercare di avere subito di far stampare questo certificato che peraltro non gliene poteva fregare di meno a nessuno, perché nessuno ce l'ha chiesto. Vabbè. Poi andiamo in Danimarca, sorpresa, tutti senza mascherine anche nei luoghi pubblici, tutti sereni, tranquilli, nessuno parla di Covid, proprio è lontano mille miglia. È vero, anche la Danimarca ha fatto un lockdown molto presto, l'ha fatto in fretta, però adesso se la vivono tutti felici e contenti. Siamo andati in Svezia anche lì, guardando anche i siti governativi, anche stranieri, dicevano, spaventavano un po', perché dicevano poi rischiate di non poter più rientrare, perché se vi fanno il tampone e potrebbero farvelo. Allora eravamo quasi tentati di non andare in Svezia, ci saremmo privati di una delle giornate più belle che abbiamo vissuto in quei posti. E anche lì nessuno ci ha chiesto niente, tutti tranquilli senza mascherine. Ora io dico, non solo, finisco solo il mio racconto di viaggio. Al ritorno, passando da Parigi, ormai era qualche giorno fa, passando dal Charles de Gaulle, avevamo 5 ore per aspettare la coincidenza, l'altro aereo, e quindi mi sono comprata un bel po' di riviste. Nelle riviste, come dicevi anche tu, nelle riviste francesi, quindi non parliamo di altri posti nel nord Europa, nelle riviste francesi non si parlava di Covid. Allora mi sono detta, ma allora ci prendono un po' vagamente per i fondelli. Allora ci prendono per i fondelli a partire da questo termine che oramai è diventato il lockdown come l'avessimo inventato noi. In realtà, per chiunque sappia qualcosa di storia, le epidemie, quelle gravi, sono sempre state affrontate così. Cioè quando c'era la peste o quando c'era il colera nel 600, nell'800, si chiudevano i luoghi maggiormente contaminati, perché era l'unico modo per non far uscire la malattia, quando non sapevano neanche ancora che cos'era un virus. Quindi noi non abbiamo, diciamo, inventato nulla, e l'estrema ratio, quella che speriamo di non dover più vedere, ma che viene adottata quando c'è un problema di questo genere. Ma quello che è curioso e anche un po' ridicolo, se vogliamo, in Italia, e che un collega che ho sentito pochi minuti fa, ieri va a IKEA per cambiare una parte di un mobile e vede tranquillamente migliaia di persone, e avrà contato sì o no 2 o 3 mascherine, tutti belli affollati, tutti belli schiacciati, eccetera, eccetera. Io la settimana scorsa passo in auto sia dal Quadrilatero Romano che da San Salvario, quindi proprio il centro maggiormente frequentato, e avrò visto, ma così mal calcolate, 10-12 mila persone tutte in giro, regolarmente senza mascherina, a bere, a mangiare, a stare seduti nei dehors, che quest'anno sono stati aperti, certo, e un aspetto anche positivo a dismisura. Avrò visto anche lì 4-5 mascherine in tutta la serata, traendone comunque una sensazione positiva, perché ho visto la mia città di nuovo viva, e per tutta l'estate, per tutto settembre è stata così. Poi però allo stadio si può andare solo in 1000, da ieri, perché prima neanche quei 1000, parliamo di uno stadio all'aperto dove ce ne stanno 40.000 di persone. A Reggio, che è uno dei teatri con le dimensioni più ampie d'Europa come volume, quindi molto meno pericoloso, per dire, di un Carignano, teatro più piccolo, ci possono entrare in 200 su 1600 spettatori, cioè quindi uno ogni 8. No, ma sono delle norme assurde, perché intanto la pandemia oggi come oggi pare che non ci sia più. Cioè i virus, per quel poco che posso capirci io, si adattano come le influenze degli anni passati. Quindi il virus muta e si adatta alle situazioni. Questo mi sembra che sia abbastanza chiaro. Oltretutto, adesso anche l'OMS sta cambiando idea ogni 2 secondi. Sì, non sapete cosa fare. Sì, sta dicendo che forse la Svezia aveva ragione a non fare il lockdown.
Allora, a questo punto lasciateci in pace, lasciateci Io vivere in pace. Io penso che cambi effettivamente molto poco. Anche perché i famosi 10.000 che ho visto io in Torino Centro, belli ammassati, se si fossero dovuti trasmettere un contagio, il giorno dopo, due giorni dopo, avevamo gli ospedali pieni. Ma, perciò, ma certo, ma perché non è la mascherina che ti protegge più di tanto, perché poi ci sono i contatti, vai sul pullman, i contatti avvengono, in aereo siamo appiccicati, cioè non ha senso il fatto di imporre, è proprio un atto di sottomissione a cui ci sottopongono, sono convinta anch'io. Lo so che non dovremmo dirle queste cose. No, è un atto di sottomissione, per fortuna. Devo dire che anche i più spaventisti tengono abbastanza quelli che aprono come il meteo.it i loro siti dicendo tutti i giorni nuovi cluster, nuovi focolai, oppure ti dicono, questo è fantastico, l'Inghilterra andrà in lockdown, la Spagna andrà in lockdown, sì. Poi leggi l'articolo, non è vero. Non è vero. Cioè non si vero. Parla di norme più restrittive in alcune zone, su alcuni orari, però esatto. Non c'è assolutamente, però per fortuna nessuno sta parlando di lockdown generalizzati, perché la paura per l'economia è tale. Certo, però intanto chi ne fa le spese sono quei poveri ragazzini che devono stare lontani gli uni dagli altri, non possono, devono tenere la mascherina, stare fermi per 8 ore al giorno, parlo delle scuole. Sì, né cantare né giocare. Né cantare né giocare, ma sono come dei carcerati, poverini. Sarà una generazione di depressi questa, o di serial killer. Sicuramente questo è particolarmente grave, perché poi il bambino adotta comportamenti conseguenti, reazioni conseguenti, già li abbiamo tenuti isolati a casa per mesi, adesso c'è questo passaggio francamente surreale delle scuole. Io mi auguro che lo spirito un po' anarcoide degli italiani finisca col prevalere e portare a degli aggiustamenti, cioè in fondo ancora oggi la mascherina sarebbe obbligatoria a Torino dalle 18 alle 6 del mattino, e chiaramente questo non l'ha mai, come dire, un divieto che non è mai stato temperato da nessuno, e quindi speriamo che possa in parte continuare così. Ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, stai in linea. Assolutamente. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo a noi, e vorrei cambiare un po' discorso. Sì. Ci sono successe tante cose, succedono sempre tante cose, una mi ha proprio colpito, l'Oscar che verrà dato solo ai film inclusivi, ovvero saranno premiate solo le pellicole in cui almeno uno dei protagonisti appartenga a minoranze etniche, il 30% del cast dovrà essere composto da gender, donne, LGBTQ, disabili. Ma stiamo impazzendo? Sì, vuol dire che praticamente un film deve avere il protagonista bianco, la coprotagonista nera, il figlio deve essere omosessuale. Esatto. Allora, io temo che la peggiore, conseguenza, l'America è un paese di enormi libertà, ha insegnato libertà al mondo per tanto tempo, e in parte continuerà sicuramente ad insegnarla e la insegnerà, però ha un'anima scura, che è quella della caccia alle streghe, che è quella dello sterminio dei nativi, perché l'americano a un certo punto, quando ha paura, questo è stato notato da diversi scrittori in diverse fasi storiche, quando ha paura quella persona buona, disponibile, costruttiva, si trasforma improvvisamente, rapidamente in una persona violenta e aggressiva, e che questo è il frutto più evidente della paura. I poliziotti in America che sparano quando non dovrebbero, sparano perché temono che quello che hanno di fronte a un certo punto spari a loro. Perciò c'è questa anima
americana che... Ma non è solo americana, perché purtroppo, ad esempio, al Festival di Berlino non c'è più il miglior attore o la miglior attrice, ma il miglior interprete, perché deve essere... gender. Queste cose poi si riversano anche da questa parte dell'oceano, purtroppo. No, oramai sono diventate, purtroppo loro, come spesso succede, lanciano il modello come i jeans e poi dopo lo portiamo tutti. E qua è stata la stessa cosa, quindi a questa reazione di paura è venuta a crearsi una uguale contraria reazione di totale accettazione, i famosi accettisti che dicevamo prima, e allora tutto viene accettato. Io lo stesso discorso relativo all'omosessualità, che secondo me è un discorso che quando si pronuncia la parola libertà si conclude, no? Ecco, però il negare che esista il maschio e che esista la femmina, che il maschio e la femmina siano portatori di valori diversi e che siano diversi fra di loro. E questo purtroppo è anche a livello culturale così, perché c'è un livellamento, sembra quasi che il confronto tra culture diverse debba portare per forza a un livellamento in cui si perde l'identità, si perde la propria identità. E allora che confronto è, no? No, se perdi l'identità sessuale, come perdi l'identità storica, come perdi, ti ricordi quando parlavamo delle statue, quando parlavamo... Certo. Cioè, è chiaro che la storia, come dire, non puoi giudicarla col metro semplicistico dei buoni e dei cattivi, riscrivendola, come non puoi riscrivere da capo i sessi, perché quando avrai tutto omologato sarà come mangiare tutti lo stesso sapore o bere tutti lo stesso vino. E sarà una noia tremenda, perché saremo tutti uguali, non litigheremo più, ma mancherà anche qualsiasi elemento di vivacità. Poi infatti c'è già la paura del confronto, perché ti catalogano immediatamente in una area, in una data area, quindi si sta attenti a non provocare neanche più il dialogo. Invece il dialogo deve essere rispetto reciproco, anche di chi la pensa in maniera opposta della mia. Però volevo citare ancora una cosa, la Pietà di Michelangelo. Non so se hai letto che la Pontificia Accademia per la Vita ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio in cui, nella Pietà, famosa Pietà di Michelangelo, in cui Gesù è nero. Allora, io dico, ma è una follia. Michelangelo, forse un nero in vita sua non l'ha mai visto, perché all'epoca non era possibile, dopo la politica si attacca anche l'arte, e all'arte vengono attribuiti dei simboli che non ci sono, perché l'arte... è l'arte. E poi, come abbiamo detto anche diverse volte io e te, l'artista, ahimè, o chissà per quali ragioni, è sovente una figura estrema, contraddittoria, se non è provocazione, dai, sia nell'arte ci deve essere la provocazione, perché sennò davvero diventa tutto un livellamento al basso, sul basso, no? È chiaro che l'accettazione del diverso nelle sue peculiarità è un gesto fortissimo di libertà, perché vuol dire accettare qualcosa che ti si oppone, e dare a questa cosa che ti si oppone la medesima dignità di comportamento, no? E quindi vuol dire, noi quante volte ci siamo confrontati e scontrati sull'alimentazione, può sembrare un elemento semplice, ma in realtà non lo è, perché se allora ci può stare la battuta, ci può stare l'ironia, ben venga la battuta, l'ironia, è chiaro che si parte da posizioni comunque fortunatamente inconciliabili, come sono le posizioni politiche. Io adoro discutere con amici o anche con colleghi quando politicamente mi sono completamente avversi, quasi sempre alla fine della discussione qualcosa che è rimasto. Perché l'hai colto, non un elemento, uno stimolo. È sempre utile cercare i punti in comune, e proprio dal confronto, dal confronto accanito possono venire fuori dei punti in comune. E d'altra parte la stessa scienza
funziona o dà i suoi risultati migliori quando un punto quando interrogativo, mede, certo. Perché altrimenti, come dire, Cristoforo Colombo non avrebbe raggiunto le Americhe. Non tocchiamo questo tasto, sai no, come la penso. Però, non ho detto che cosa ha fatto, no? Però era uno che gli dicevano, cioè, non andarci, non c'è niente, a un certo punto c'è la terra piatta, appunto, e cadi di sotto, o Galileo Galilei, o certo. Fermi, Marconi, tutti personaggi che hanno dovuto sconfiggere degli Einstein. Chiaro, ma la vera scienza penso che sia proprio appannaggio di chi va oltre i confini, che non si pone dei paletti ideologici, sennò le scoperte non ci sarebbero più. No, è una. E noi rischiamo, se non interviene su questo ragionamento la scuola, perché poi noi in Italia poniamo sempre, ne abbiamo parlato adesso per via dei poveri ragazzi, però se tu non dai un'enorme importanza alla scuola e non dai alla scuola gli strumenti perché le persone crescano e capiscano, rispettano idee diverse, si confrontano, se falliamo l'operazione scuola, e noi oggi ricordiamoci che abbiamo una delle scuole peggiori d'Europa, sia come insegnanti che come studenti, fra 10-15 anni ne pagheremo amaramente le conseguenze che già scontiamo oggi, certo. Perché viviamo in un paese ignorante, perché la scuola non ha assolto il suo compito, ma non stiamo andando bene, stiamo andando peggio. Un altro discorso che mi ha colpito in questo periodo, un'altra notizia che mi ha colpito, è questo ritorno al perbenismo della Francia. Allora, in Francia hanno censurato in alcune zone i topless. La Francia è sempre stato un po' un emblema per i suoi costumi abbastanza licenziosi, no? Poi un'altra notizia: al museo d'Orsay di Parigi una turista è stata rifiutata, cioè è stato impedito l'accesso perché è scollata. Io ho visto la foto, era una foto di una persona normalissima, vestita per giunta anche elegante. Allora, ma dove stiamo andando? La Francia da questo punto di vista è un termometro, perché hai detto bene tu, la Francia è stata la nazione di tutte le rivoluzioni, anzi molte volte anche i nostri terroristi o comunque i dissidenti, certo, di ogni parte del mondo andavano in Francia perché in Francia venivano accolti. Questo discorso del seno più o meno scoperto al museo è un segnale. Ma perché? Forse vogliono fare un favore all'Islam, diciamocelo chiaro. No? Beh, loro hanno un problema in casa molto superiore al nostro, perché loro hanno molti più abitanti di religione islamica, frutto anche delle colonie, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un paese che però ha sempre avuto, e lì è il famoso paradosso di Charlie Hebdo, no? Sì. Se sia corretto essere così assolutamente iconoclasti su tutto. Io penso che sia un nostro patrimonio, anche l'ironia esagerata. Sì, ma però bisogna anche porsi la domanda che alcuni atteggiamenti, non certo quello del seno mezzo scoperto al museo, ma magari certe vignette sì, se tu vai a offendere pesantemente la religione di qualcun altro per il quale quella cosa lì è estremamente offensiva, per te no, ma per lui sì, e non è che puoi ignorarlo questo problema. Sì, è un discorso difficile, perché va compensato con molta attenzione. Poi sai, noi quando andavamo negli Stati Uniti siamo stati un popolo di migranti, dovevamo imparare subito la lingua, nessuno parlava italiano, tante bastonate, tanta disciplina, altro che diritti, identità, eccetera, eccetera. Però a volte le statue vengono addirittura coperte, le statue, patrimonio artistico che viene coperto anche in Italia, oppure mi capita di vedere dei manichini che quando si rifanno le vetrine vengono coperti i seni, ma manichini. Sì, viene coperto quello e poi nello stesso tempo invece non si insegna alle persone qualche normale atteggiamento di prudenza, perché è verissimo che esiste
il dramma del femminicidio, mm-hmm. è verissimo che ci sono molte donne aggredite, stuprate. La mia sensazione è che ce ne siano sempre state. Non so se oggi tante di più, forse oggi se ne parla di più, sì, forse però certamente il problema c'è. Nello stesso tempo però, faccio un esempio che forse qualche frecciata me la tirerà. Vabbè, tanto è una radio libera. È normale, no? Ecco, se io vado con un orologio d'oro nell'estrema periferia di qualsiasi città europea, ostentandolo, certo. E mi danno una bastonata sulla testa o mi ammazzano o quantomeno mi rapinano, sono un deficiente, ed è vero. Ma io su questo sono d'accordo con te, perché non ci si può esporre a rischi sapendo già come può andare a finire. A questo proposito voglio solo raccontare una cosa che mi ha di nuovo fatto effetto nel mio viaggio. Vedere quella, l'avrei vista anche tu, quella massa di biciclette lasciate fuori dalle stazioni della metropolitana, ma migliaia di biciclette senza la catena. Perché non custodite. Non custodite, perché tanto il giorno dopo l'avrebbero ritrovate. Così come un'altra cosa che mi ha colpito molto è vedere i bambini in carrozzina lasciati fuori dalle pizzerie, dai ristoranti. Non so se ti è capitato. Io l'avevo letto in alcuni libri e non ci volevo credere, ma l'ho visto proprio coi miei occhi. Ho visto che lì è un'abitudine lasciare i bambini fuori perché prendono l'aria buona. E allora, la prudenza e le regole devono essere collegate ai posti. Cioè, lì è possono farlo. È se io lascio la bicicletta libera anche qua in centro a Torino sotto casa, non la trovo mai più. Nello stesso tempo, se tu vai con una minigonna vertiginosa, no, tutta scollata nella periferia di Copenaghen, ma nessuno ti dice niente. Se purtroppo lo fai in una città italiana notte fonda, i tuoi pericoli aumentano. Allora, io mi ricordo sempre mia mamma che prima di partire per ogni viaggio, dei tanti viaggi che ho fatto, mi diceva in piemontese, fa attenzione. Sì, è vero, ha ragione. Sono due parole che se tu ti ripeti sempre, in qualsiasi situazione, questo non vuol dire non mettere in prigione i ladri, gli stupratori, non avere leggi, no? No, vuol dire solo che però le persone devono capire dove sono. Certo. E comportarsi di conseguenza. Il viaggio aiuta molto. Il viaggio aiuta molto, ma non aiuta tutti, perché una signora di Copenaghen è andata a New York e ha lasciato il bambino fuori. Il risultato è che gliel'hanno portato via, è stata denunciata, ha dovuto fare un iter come lavori sociali e il bambino è stato affidato agli assistenti sociali. Per dire, è vero che il viaggio aiuta molto, però non aiuta tutti, perché come si fa a lasciare un bambino a New York fuori da una pizzeria, da un ristorante? Sì, perché poi una volta lo lasci fuori dalla pizzeria, un'altra volta lo lasci nella macchina al sole, no? Ma lei l'ha fatto con le migliori intenzioni, perché dice noi a Copenaghen siamo abituati così, però appunto Copenaghen è Copenaghen, New York è New York. Ma infatti guarda che il viaggio, la scuola, la famiglia, non a caso stiamo parlando di valori, quei valori che oggi ci troviamo in una qualche misura negati. La famiglia è quella che ti insegna tutto in età in cui tu impari, ha un ruolo, e le nostre famiglie magari forse più semplici, meno colte, meno istruite di quelle di oggi, queste cose le sapevano bene, ce l'avevano nel DNA. Cioè, dovevano preservare i loro figli e le loro figlie da un mondo che poteva essere complicato. Da un viaggio fatto all'interno della cultura vichinga, e quindi diciamo che il clan mi piace ancora di più della famiglia. Perché il clan è una famiglia allargata. Esatto. Senti, purtroppo il tempo è tiranno. Io volevo ancora dire, però, fare un annuncio, in cui c'entri anche tu. Sì. Domenica facciamo l'inaugurazione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro e saremo protagonisti, sia io che te, di questa inaugurazione. Un importante evento, sì. Sì, un importante evento che sarà domenica 27 settembre dalle 16 all'Ecovillaggio di Dreamland, al Parco della Mandria, via Agnelli 2, Fiano. L'evento è su invito e quindi per prenotazioni e informazioni telefonare allo 011 530 846.
ci saranno molti interventi. Innanzitutto Guido Barosio, che tra l'altro ha costruito con me questo centro studi, perché molte cose sono venute proprio fuori da discorsi parlando insieme. E io credo che sarà un bel momento, anche perché non sarà un centro studi che non sarà per forza un Amarcord di Giancarlo, ma sarà il portare avanti i suoi studi così come li portava avanti lui. Lui ha lasciato delle grosse indicazioni su tanti argomenti e io spererei proprio che nascesse una ricerca che porti a colorare un po' questa cultura grigia, più che mai grigia, di questo momento. Beh, Giancarlo è stato questo per tutti noi, per chi l'ha conosciuto, e era importante dare un segno forte da questo punto di vista, sì. Però hai fatto bene a ricordare che mentre si pensa sempre a un centro studi come qualcosa di universitario o di più arido, tutti piegati sui libri, certo ci sarà da studiare, ci sarà da comprendere, però sarà anche un grosso vento di libertà sì. e di idee e di contributi aperti. Esatto. Perché la cultura è tante cose belle e anche tante cose che fanno gioire. Giancarlo era questo e quindi è il miglior modo per ricordarlo. Esatto, ti ringrazio di queste parole. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e Guido Barosio. Ciao a tutti.